Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Abbiamo questo testo, Padre Pio, profilo di un santo, il primo volume dei tre che ha scritto Padre Marcellino Iasenzaniro, che ci aiuta un po' a comprendere meglio qual era la figura di quest'uomo, di questo straordinario frate e di questo santo. Ci troviamo in questo piccolo vialetto, va, percorso, la ex clausura di un tempo, siamo accanto alla cella numero 1 e ci sono tanti quadri qui affissi. Uno in particolare cattura la nostra attenzione perché si parla dei vari figli spirituali di Padre Pio e qui abbiamo Guglielmo Sanguinetti, eccolo qui. Padre Pio era molto legato a Guglielmo Sanguinetti che da Parma venne qui a San Giovanni Rotondo, ecco una delle straordinarie storie che un giorno avremo modo anche di raccontarvi. Perché è qui? Proprio perché quello che vogliamo raccontarvi oggi riguarda proprio Guglielmo Sanguinetti. Questa grande disposizione di Padre Pio a chiedere perdono era innata dal suo carattere particolarmente mite. È proprio un episodio che viene direttamente narrato dalla cronistoria del convento. Una sorta di grande libro dove i frati appuntavano quotidianamente quello che accadeva in convento. Ecco, per tutti i giorni che ha vissuto qui Padre Pio, ogni giorno ecco, si scrive, e questo è un libro che è presente in tutti i conventi dei frati, chiaramente l'attenzione cadeva sempre su Padre Pio e quindi il fatto o la situazione che si veniva a creare riguardava sempre Padre Pio. E allora Padre Marcellino ci aiuta a capire meglio quello che stava accadendo. Ecco, una nota trascritta dalla cronistoria del convento in occasione proprio della morte di Guglielmo Sanguinetti, grande collaboratore di Padre Pio per la Casa Sollievo della Sofferenza, un evento luttuoso che colpì Padre Pio al cuore. In effetti stette veramente male per la morte di Guglielmo Sanguinetti, come lui stesso ebbe a dire, mentre un dolore fortissimo, come un cerchio, gli stringeva la testa, tanto da impedirgli anche di confessare. Era in compagnia di padre Agostino da San Marco in Lamis, e poi c'era anche un altro confratello che lo sorreggeva. Padre Agostino era il suo padre spirituale, ecco. Si recò in clinica per benedire la salma e dare così l'ultimo saluto al suo fedele amico. Arrivati ai piedi della scala, Padre Pio, vedendo Padre Agostino, che pur avendo 74 anni in quel momento, salire la rampa di scala e con un passo, scrive Padre Marcellino, ma lo riprende dalla cronistoria, con un passo giovanile, disse a fior di labbra, sotto la piena del dolore: "Ma guardate un po', quel vecchio è già in cima alle scale, è quel poveretto." E si fermò. Finì la frase, che è facilmente intuibile. Al ritorno in convento, però, Padre Pio andò nella camera di Padre Agostino, gli baciò la mano con una voce tremante e gli disse: "Padre, mi perdoni, mi perdoni." E subito Padre Agostino rimase sorpreso e poi, tra il meravigliato e il commosso, chiese: "Ma di che cosa, padre, di che cosa si tratta?" E Padre Pio riferì tra le lacrime quanto gli era sfuggito dalle labbra proprio nel salire in ospedale. Padre Agostino fece di tutto per rassicurarlo, giocando anche su questa parola, vecchio. "E perché te ne dispiaci? È bello essere vecchio, è una bella parola."